Durant, Mingardi che batte al salto, riceve Stojak, palla in mano a Orro, attacco di Thompson che viene difeso da Scandicci, arriva il muro di Stevanovic. Pietrini in ricezione, Mingardi pallonetto, ci arriva bene sul pallone Folli, e poi attenzione, la palla ancora buona, adesso però ha una palla comoda da gestire la Vero Volley, e chiude l'attacco in maniera perfetta con Miriam Silla. Vediamo la parte finale con Silla praticamente smarcata senza muro. Thompson, su Pietrini, ricezione slash, chiude, no, non chiude Orro, e allora si può rigiocare. Grande difesa di Scandicci. Stojak e la sua pipe, la palla è dentro la propria squadra. Washington, Stojak in ricezione, in pipe l'attacco di Thompson, ben orchestrato. Stojak che attende il via libera da parte degli arbitri, che arriva in questo momento, poi batte al salto ma non forza il colpo, viene murata, belly end da Folli, anche perché siamo vicini a quota 25 che è quella che sancisce la fine di ogni set. Time out chiamato da Balbolini. Batte nuovamente su Silla, il primo tempo di Folli tocca a muro Washington. Il suo ritorno in campo al posto di Alberti nelle fila di Scandicci. Pietrini, ricezione perfetta, shooting a tutto braccio, si chiude qua il primo set, se lo aggiudica la Savino del bene Scandicci con questa ragazzona inquadrata protagonista. Bellien, Mendese batte Flott, riceve Silla, palla fil di rete, chiude lo scambio di secondo tocco, si avvicina anche alla doppia cifra, shooting battuta sua su Parrocchiale, primo tempo autorevole. Shooting, la sua schiacciata lunga che viene difesa da Silla, e poi diagonale strettissimo, molto bello. Belle batte verso posto 5 dove c'è Silla. Stojak ancora in diagonale, prova pronta, preparata Belen, poi mette fuori Folli questo primo tempo dietro. Mingardi batte al salto, forza il colpo, Parrocchiale in ricezione, segue il pallone, raggiunge Orr, poi va in diagonale Thompson. Pietrini in ricezione, prova l'alzata di una mano di Lui, spedisce la palla però alla metà campo avversaria, non chiude la Vero Volley, arriva il murone di Stevanovic su Antropova. Indirizza il pallone verso il posto 5 dove c'è Silla che poi va a attaccare. Tutto fatto molto bene da Miriam Silla. Ricezione e attacco. Stevanovic, tutto ficcante su Sorokaite. Giutti che il suo contrasto a muro perso. Belien, Silla in ricezione, così così, free ball, adesso per Scandicci. Ele Washington, primo tempo dietro. Parrocchiale, Orr, alzata dietro verso Thompson. Con questo attacco di Jordan Thompson, la Vero Volley si aggiudica. Mingardi, palla che tocca il nastro sul suo servizio. Poi Stojak in diagonale, ci mette le braccia e prova il patto col pallone Castiglio, viene murata però, shooting, grande muro di Orro, giù, il suo servizio su Silla. Stojak cambia traiettoria d'attacco e cambia anche il risultato del mondiale in campo. Eccezione slash di Stojak, ne approfitta subito Belien. Forza la battuta al salto, riceve Castiglio, Pietrini viene murata da posto 2, il muro vincente è quello di Jole Stevanovic. Belien, forza la battuta su Silla, poi Thompson da seconda linea, diagonale a segno,
quello di Jordan Thompson, avete visto che sta filata. Mingardi, suo servizio al salto, Schiva riceve bene, poi attacca da posto 4, ancora una volta grande difesa di Castiglio. Mingardi, la seconda linea, 22-18, Parrocchiale, ricezione perfetta, però può andare in primo tempo Stevanovic, difeso anche questo, poi viene murata Juting. È il turno di Washington che decide di battere flop su David Schiva, la 7 di Folli, tocca il muro di Belien. Palla in mano a Scandicci, pallonetto di Belien, la sfera ancora rigiocabile, il muro di Belien, c'è la copertura però di Parrocchiale, attacca Thompson, diagonale difeso da Washington, spinge il palleggio verso posto 5, Belien con questo tocco dell'olandese, sempre su David Schiva, primo tempo di Folli che viene bloccata a muro da Belien, servizio al salto, Silla, la 7 di Folli, bella difesa di Pietrini, Juting, il suo attacco che non è definitivo però, David Schiva chiude questo scambio, si va insidioso verso David Schiva, attacca poi Silla, sì, bene, vero volley, servizio di Pigliulio, niente primo tempo, palla ancora spedita in 4 verso Silla, batte su Silla, la seconda linea da Schiva, c'è l'opposizione di Castiglio, Parrocchiale dice no a Juting, contrasto a rete, palla ancora giocabile, Orro, ancora in 4 verso Silla che viene murata, Parrocchiale in bagger, da Thompson dentro, dentro 21-20 per Milano. Riceve Thompson, David Schiva, tutto braccio, senza paura. Quando manca pochi punti alla fine del set, batte al salto come di consueto Mingardi, Stojak che viene murata, copertura da parte di Parrocchiale, poi David Schiva, grande opposizione di Castiglio, l'ennesima di una partita stupenda, e poi Juting, Camilla Mingardi, giù il servizio, poi a chiudere l'attacco perentorio Jordan Thompson, annullato, la risoluzione di Scandicci in questo set, King stavolta riceve bene, poi Mingardi da seconda linea, arriva il monster block realizzato da Folli, Washington la sua fast in diagonale piazzata bene, c'è Orro, tribolla adesso Castiglio, ancora Washington, primo tempo dietro che scappa via out, la serve flop corta, realizza un ace che fanno niente meno che Brenda Castiglio, Juting, la cinese passa in maniera perentoria, Di Giulio, Orro sposta il pallone verso Milan Silla, la squadra di Gaspari perché mette in campo Stojak al posto di Orro, tanto Di Giulio decide di servire Antropova, a segno Ekaterina Antropova in parallela, sono diventate adesso 82, David Schiva ricezione, pipe per Thompson, difesa da Castiglio, ancora Milano, David Schiva che viene murata da Antropova, Stevanovic, Castiglio ricezione, Di Giulio, primo tempo di Belien, suo servizio forte ricevuto da Castiglio, poi Ting tocca sotto rete, la palla ancora giocabile, Thompson block out, e così la vera valle Milano espuglia Palazzo Vanni, vince in casa di Massimino Del Bene Scandicci, un match tiratissimo.